27 maggio 1999. Il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'Aia incrimina Slobodan Milosevic e altre 4 persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo. La maggior parte del materiale di accusa si basa sulle testimonianze dei profughi giunti in Macedonia e in Albania e su elementi forniti dai governi degli stati membri della NATO. Presidente della Serbia